Benvenuti, ho deciso di fare anche quest'oggi la catechesi perché ho pensato che ci potesse aiutare questa ispirazione, questo suggerimento che vi proporrò sia a concludere il cammino che abbiamo fatto sulla Fratelli Tutti, soprattutto contestualizzandolo nel tempo che stiamo vivendo di epidemia, questa grande tragedia che sta colpendo il mondo e che ci può aiutare, ecco, a vivere ancora di più la fraternità universale, perché proprio perché siamo tutti coinvolti da questa cosa, anche chi magari si trova in paesi dove non è così virulenta l'epidemia, possiamo esprimere azioni, scelte, decisioni di fraternità. E poi anche perché credo che sia arrivato il momento di cogliere anche le opportunità spirituali che ci sono nell'esperienza che stiamo vivendo, anche se non riusciamo a comprenderla fino in fondo. E quindi possiamo trovare un aiuto spirituale per affrontare ancora questa situazione e anche per superarla nel nostro intimo, rendendoci utili al nostro prossimo. E questa catechesi si ispira a un articolo che è apparso di recente sulla Civiltà Cattolica, scritto da Alvaro Lobo Arranz, della Società di Gesù, i Gesuiti, che è un giovane sacerdote dottorando in teologia al Centro Servais di Parigi. E lui inizia col dire che una catastrofe può condizionare il modo di pensare di una generazione. Qual è il problema? Che per riuscire a comprendere una catastrofe bisogna avere una conoscenza delle cause di questa catastrofe e anche delle conseguenze. E noi attualmente abbiamo molta confusione su tutti e due gli aspetti. Non sappiamo esattamente come sia saltato fuori questo virus, e ci sono tante teorie, e d'altra parte non sappiamo come ne verremo fuori da questo virus. Sappiamo che dobbiamo viverlo e siamo certi che di alcune cose siamo certi, che è difficile curarlo, ma ancor di più è difficile comprenderlo. Ed è difficile comprendere anche questo virus come segno dei tempi. Voi sapete che il Concilio Vaticano II ci invita a leggere la storia nei suoi segni per riuscire a decifrare, a discernere che cosa il Signore voglia dirci, dal momento che il nostro Dio è un Dio che da sempre si rivela agendo nella storia e attraverso la storia. Si manifesta attraverso circostanze storiche. Per cui noi cercheremo quest'oggi di aprire alcuni sentieri di comprensione dell'insegnamento che lo Spirito Santo ci offre in questo momento su questa esperienza, su questo fatto terribile che da ormai più di un anno ci accompagna. Anzitutto diciamo che sicuramente questo virus, come tutti i virus e i batteri della storia, ce ne sono stati tanti, che hanno colpito l'umanità con epidemie, non si intendono di economia. E i gruppi più presi di mira, nonostante questo, sono sempre stati i più poveri. Però l'impatto che si rivela più forte, l'ambito che si rivela con un impatto più forte da sempre, in tutte le epidemie, è sicuramente quello religioso, quello esistenziale. E da sempre, con gli strumenti che si aveva in passato,
tra le cause che venivano addotte a questi, a queste tragedie, quella del castigo divino era la preferita, si diceva era un castigo divino. Soprattutto veniva alterato il modo di intendere il mondo attraverso le guerre, le epidemie, le carestie, si alterava il modo di intendere il mondo e anche poteva cambiare, a causa di queste ecatombi, diciamo, poteva cambiare anche la percezione di Dio, la percezione dell'uomo, la percezione della morte e anche della vita. E molto spesso, dice padre Alvaro, le pandemie possono trasformarsi in veri e propri momenti di svolta. Chiaramente tutti questi eventi nella storia, ma anche oggi, fanno versare fiumi di inchiostro sui postumi, cioè sulle conseguenze fisiche, psicologiche. Noi sappiamo che il Covid-19 non sarà una storiella da raccontare ai nostri nipoti, ma è una tragedia, perché i postumi fisici possono essere molto gravi, non c'è da scherzare, lo sappiamo, come per esempio l'alterarsi della coagulazione polmonare o la fibrosi polmonare. Ma anche ci sono conseguenze psicologiche che vediamo già in atto, come per esempio la tendenza alla depressione durante l'isolamento, il trauma di chi ha passato settimane in terapia intensiva, la dipendenza dalle reti sociali, i disturbi alimentari negli adolescenti. Ma ci chiediamo noi oggi, accanto a questi, quali sono i postumi spirituali del Covid? Perché ci accorgiamo, guardando le cifre dei morti, le sirene delle ambulanze, la preoccupazione per i nostri cari, che ci presentano il conto, ci rendiamo conto che non siamo delle macchine. E l'ambito spirituale, questo è di più difficile da capire, non coincide con quello psicologico, per quanto alle volte si faccia confusione tra queste due cose. Perché la spiritualità riguarda il rapporto con la trascendenza, con ciò che ci sta sopra, con l'altro. E è in funzione di questo vincolo con un altro da noi, con un altro rispetto a noi, che noi poi ci mettiamo in rapporto anche con la realtà della vita, con il contesto che viviamo, gli altri, la natura, lo spazio, il tempo, la società, la cultura e anche con noi stessi. Il modo con cui noi sentiamo l'alterità di Dio, con cui la percepiamo, condiziona tutte le altre percezioni, perché tutto è collegato. E i cambiamenti ci colpiscono così intimamente proprio perché mettono in discussione il nostro modo di stare nel mondo, di percepire la nostra identità, la nostra libertà, la nostra esistenza. E dobbiamo capire che i postumi spirituali di una prova così grande vanno considerati, vanno affrontati non come una disgrazia, ma come un'opportunità. E qui padre Alvaro cita l'esperienza di Sant'Ignazio di Loyola, il suo fondatore, quando a Pamplona, durante il combattimento, lui era un soldato, una bombarda gli colpì la gamba e da lì iniziò un cambiamento di vita e una conversione spirituale molto feconde per Sant'Ignazio. Allora consideriamo anzitutto il postumo spirituale di questo virus che riguarda l'immagine di Dio, considerando che nella vita le domande sono più importanti delle risposte. E le domande in questo momento possono essere queste: che cosa ho fatto per meritarmi questo?
quando uno si trova colpito dal virus, me la sono fatta anch'io questa domanda, che cosa ho fatto per beccarmi il virus? Almeno mi sono chiesto da chi l'ho preso, ecco, che cosa ho sbagliato nelle attenzioni che dovevo avere, almeno questa domanda me la sono fatta. Poi, certamente, perché Dio permette questo a me? Perché lo consente a me? Perché lo consente alla persona che amo di più? Perché ha permesso che la persona che io amo, mia mamma, mio papà, mia sorella, mia moglie, mio marito, mio figlio, si ammalasse? Queste domande sono lecite, senz'altro, sgorgano spontanee dall'uomo che ha in sé insito con naturale un senso religioso della vita. Non è una cosa strana farsi queste domande, è tipico, anche l'ateo se le fa. Ma il problema sorge quando attribuiamo tutto alla volontà di Dio, rendendo Dio responsabile di qualsiasi cosa accada al mondo, senza distinzione, delle cose buone come di quelle cattive. E allora otteniamo sì una risposta, ma questa ci conduce a un vicolo cieco, nel quale dobbiamo chiederci in quale Dio crediamo, in un Dio che vuole la nostra sofferenza. E quindi va detto forte e chiaro di fronte a questa domanda, forte e chiaro, che Dio non vuole il nostro male. Incolpare Dio può essere facile e anche frequente, ma non è né giusto né proficuo. Non è per un castigo di Dio e nemmeno per una vendetta della natura che un virus passa da un animale all'essere umano e si diffonde in tutto il mondo, prendendosi la vita di centinaia di migliaia di persone. Questo lo ha detto il Papa nella Fratelli Tutti, quindi ci colleghiamo con l'enciclica, dice al numero 34: non voglio dire che si tratta di una sorta di castigo divino, e neppure basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla fine chiede il conto dei nostri soprusi. Quindi non è un castigo di Dio, è tutto il contrario. Dio è con chi soffre. Dio è con chi soffre, è dalla parte di chi soffre, l'ha mostrato sulla croce. L'ha mostrato in tutta la sua vita, prendendosi cura di tanta gente sofferente, chinandosi sui poveri, sugli ammalati, sui lebbrosi, sugli esclusi. Lui è dalla parte di chi soffre in ogni letto di ospedale. Lui accompagna nella solitudine, incoraggia il ricercatore e consola le famiglie. Qualsiasi deriva pastorale proposta che promuova l'immagine di un Dio castigatore può provocare un danno spirituale, questo dobbiamo dircelo. Può provocare un danno spirituale in chi ascolta, perché il modo di intendere Dio e di rapportarsi a Lui cambia quando c'è di mezzo la paura. Se c'è la paura, non c'è l'amore. O la paura o l'amore. Non possono esserci tutti e due. Ma la paura porta depressione, l'amore porta speranza. Quindi dobbiamo renderci conto, ma ne facciamo esperienza, ciascuno di noi ne ha fatto esperienza, che Dio non ci abbandona nel dolore, ma continua a rendere possibile l'incontro con noi. Io pensavo anche oggi, no? Abbiamo subito questa profanazione, ci è stata portata via l'Eucarestia, ma stamattina Gesù si è fatto vivo ancora nella nostra Chiesa. È tornato a incontrarci nella parola, è tornato a donarsi a noi nell'Eucarestia, non se n'è andato dalla Chiesa, era presente nel suo corpo che è la comunità dei credenti. Un altro postumo è la desacramentalizzazione della fede, è un po' difficile da dire, questo fatto che per tanto tempo
ci sia stato impedito di celebrare, no? Sia l'Eucarestia, sia tanti altri sacramenti. Non era mai accaduto nella storia un periodo così lungo e così vasto di digiuno eucaristico. Anche il fatto di non poter celebrare la Pasqua l'anno scorso a livello universale, quasi. Il popolo di Dio ha dovuto sopravvivere spiritualmente senza la pratica abituale dei sacramenti o perlomeno senza mantenerne la continuità. Non c'è dubbio che forse molti si saranno rafforzati nella fede, ma c'è da dire anche che in qualche comunità cristiana, in tante comunità cristiane, in tante persone, questa desacramentalizzazione temporanea creerà dei grandissimi problemi e alcuni fedeli si perderanno per strada per il semplice fatto che la consuetudine forgia la virtù. La consuetudine forgia la virtù. Allora dobbiamo ripensare alla pastorale partendo per esempio da quei genitori che, avendo sperimentato una certa difficoltà a educare i figli alla fede, ora dovranno convincerli da capo dell'importanza di partecipare alla messa dopo vari mesi di assenza. E vi rendete conto che questo è dura, perché era dura già prima. E anche pensiamo alle comunità giovanili in formazione, alle quali sono venute meno le consuetudini che favoriscono la pratica sacramentale, com'è partecipare a certi gruppi ecclesiali, certi cammini formativi. Quante persone poi dubbiose sulla fede o impaurite o sovraccariche di lavoro hanno di fatto perso la sana abitudine di celebrare ogni settimana i sacramenti e ora mettono in dubbio la propria appartenenza alla Chiesa di fronte a questo fatto. Quindi c'è una grande sfida pastorale, bisogna ripensare la pastorale perché crei nuovi processi di crescita nelle persone, ma anche ripensare la liturgia, e in molti casi questi due lavori consisteranno nel ripartire da zero. Consapevoli che la nostra fede cattolica è imperniata su una vita sacramentale, ci troviamo nell'urgenza di ridisegnare nuove proposte pastorali che rispondano alla vita spirituale del popolo di Dio e possano tornare a tessere nuovi vincoli comunitari. Per fortuna non ci mancano né il tempo e neanche i motivi di creatività sufficienti per celebrare la vita. Un altro postumo riguarda la morte, che è entrata sfacciata e violenta nelle nostre case attraverso la televisione, i social, sbattendoci in faccia cifre da conflitto bellico. E l'aspetto più crudele è forse quello che ci siamo abituati a questo fatto. Ogni giorno queste centinaia di morti, eccetera, avanti. La prossimità della morte ci ricorda i nostri limiti e la nostra vulnerabilità, sebbene il mondo dell'immagine insista nel proclamare l'opposto. E tuttavia questa esperienza dura, cruda, mostra anche una positività, perché ci dimostra che la vita è un dono, atto ad accompagnare questo percorso di scoperta anche delle potenzialità del pensiero della morte nella vita dei credenti e dei non credenti, dando spazio alla memoria e anche ascoltando, riconciliando, celebrando i successi, servendo e curando le ferite e infine invitando a guardare al domani, perché nella fede in Cristo troviamo la promessa della risurrezione e un futuro che dà speranza. Sant'Ignazio di Loyola, negli esercizi spirituali, invita l'esercitante a contemplare il suo ultimo giorno di vita e a chiedersi come avrebbe desiderato comportarsi durante la sua vita.
È molto importante questo esercizio quando si prendono delle decisioni, anche semplici. E Albert Camus ha detto che è quando scende la notte che si medita. E questo tempo di oscurità personale e comunitaria, nel quale abbiamo percepito con dolore i nostri limiti, va accompagnato con una riflessione capace di aiutarci a vivere, assumendo maggiormente la prospettiva di Dio e a discernere che cosa è importante nella nostra vita e come vogliamo davvero trascorrerla, per che cosa vogliamo spenderla questa vita. Un altro aspetto è la fiducia, perché naturalmente questa prova, questo flagello universale ha portato anche una crisi di fiducia, crisi di fede. Non si sono sgretolate solo esistenze, famiglie, progetti, lavori. In molti casi entrare in crisi è stata anche la fede. La spiritualità ci mette sempre in rapporto con le circostanze, con l'ambiente in cui viviamo. Per cui se tutto attorno a noi viene travolto, possiamo rimanere confusi e pensare che Dio ci abbia abbandonati. Invece dobbiamo aiutarci ad accettare che in alcune circostanze la nostra realtà sarà così complessa e instabile che potremo fare affidamento soltanto su Dio, come è accaduto a Giobbe. Questo tempo ci aiuta a imparare ad abbandonarci solo in Dio. È un esercizio asprissimo, durissimo per certi versi, specialmente per chi non era allenato prima, ma adesso siamo obbligati a un allenamento superlativo, piaccia o non piaccia, ricordandoci come Dio si manifesta nella notte oscura, e qui l'autore cita i grandi santi della notte oscura, Giovanni della Croce, Teresa di Calcutta, et illesum, e anche una bellissima frase di padre Pedro Arrupe, che per molti anni fu il superiore generale dei gesuiti, che diceva: il Signore c'era stato così vicino, forse come non mai, infatti non eravamo mai stati così insicuri. Quando il Signore è vicino si sente sempre questa sospensione sul mistero, sull'abisso del mistero. È come camminare sul mare, stare insieme col Signore, quindi non c'è quella specie di sospensione che è data proprio dall'abisso del mistero di Dio. Poi c'è l'aspetto della solitudine, un altro postumo, perché una delle peculiarità di questo virus è di aver trasformato profondamente il mondo delle nostre relazioni, dove ormai quasi nessuno si azzarda più a dare un abbraccio o a tossire in pubblico. Poi in privato ci si molla un po', ma in pubblico è un crimine fare queste cose ormai. Ecco. E non è esagerato affermare che la solitudine costituisce uno dei postumi peggiori. È una solitudine che fa soffrire, dubitare, addirittura ci tormenta. E ci fa capire che per quanto la cultura globale imperante ci proponi un individualismo esasperato, l'essere umano è un essere sociale, perché attraverso gli altri noi scopriamo chi siamo realmente. E questo coinvolge anche la nostra dimensione spirituale, ci fa capire quanto ci siano necessari gli altri, il sentirci comunità, far parte di qualcosa di più grande di noi. Inoltre la solitudine e la compassione hanno accentuato l'interesse per il prossimo e anche la ricerca di nuovi modi di stabilire relazioni e di appoggiarci gli uni agli altri. In questo tempo di ricostruzione abbiamo davvero l'opportunità per condividere la vita, ricostruire relazioni, rafforzare un nuovo tessuto sociale, perché così ci proteggeremo meglio dalle avversità. Non ci possiamo salvare da soli, dice Papa Francesco nella Fratelli Tutti. Un altro aspetto è la nostalgia. C'è stato questo aumento del consumo di farmaci per combattere ansia, insonnia, depressione. Sono aumentate le consulenze psicologiche.
c'è questo rischio di cullarsi nella nostalgia di quello che c'era prima, di attendere con angoscia che torni presto, e è anche difficile sentirsi a proprio agio in un presente sgradevole e anonimo. Ma un conto, dice il padre, essere tristi e stanchi, come siamo tutti, qualche volta, no? Un altro è perdersi d'animo facendo della nostalgia uno stato abituale e dando spazio a quella che Sant'Ignazio di Loyola chiamava le cattive emozioni interiori. Queste vanno respinte, ma prima ancora dobbiamo renderci conto in che stato d'animo ci troviamo, in che stato interiore ci troviamo. Solo rendendocene conto possiamo uscirne. E per cambiare questo stato d'animo, il primo passaggio, dopo aver esaminato la nostra vita davanti a Dio, è anche accettare la situazione, anche se è complicata, molto complicata. Perché anche il presente ci offre possibilità e il domani sarà buono, per la semplice ragione che il domani appartiene a Dio, il nostro futuro è Lui. E quindi possiamo vivere anche questa situazione di disagio con positiva adesione di cuore. In definitiva, non vedere la fine del tunnel non significa che non ci sia via di uscita. E poi, l'ultimo aspetto, è anche apprezzare questo fatto, che siamo tutti sulla stessa barca. Nelle difficoltà si ritorna a scoprire la comunità. Io pensavo in questi giorni a come prima certe famiglie, certe coppie, quante famiglie, quante coppie si vedevano solo la sera per mettere a letto i bambini, quante coppie erano divise dal lavoro, ore e ore di lavoro per tenere su un mutuo che non finisce mai, per pagarsi la casa, e le relazioni anche la domenica magari venivano ridotte a una visita ai centri commerciali, con una desolazione spirituale assoluta. Pensate adesso queste costrizioni, come hanno messo in gioco le relazioni. Da una parte tante sono andate in fumo, si sono distrutte ancora di più perché non c'era niente, e lo stare insieme ha aperto gli occhi a molte persone dicendo che non avevano fra le mani niente a livello di relazioni le più importanti. Altri invece hanno accettato la sfida e si sono investiti sulle relazioni per ricostruirle, ritrovarle, con creatività farle rinascere in modo nuovo, trovare degli sbocchi. Io ho visto tanti esempi edificanti di papà, di mamme, di coppie, ma anche nel rapporto con i figli, che si sono inventati, reinventati completamente per riuscire a vivere in maniera adeguata questo tempo difficile. Questa pandemia è senz'altro un'esperienza di crisi, ma anche di apprendimento e soprattutto di speranza, perché condizionerà il futuro dell'umanità, e noi cristiani abbiamo una missione da svolgere in questo ambito. Già adesso dobbiamo insistere sul fatto che questa pandemia è un'occasione di apprendimento, è una potatura necessaria e un'occasione di rinnovamento urgente, soprattutto di speranza, perché certamente condizionerà il futuro dell'umanità nei prossimi anni. In particolare ci troviamo di fronte alla grande sfida di trasformare questa disgrazia in occasione per avvicinarci di più a Dio, tutti, per riscoprire e riconoscere la presenza di Dio, in modo che ogni individuo, ogni popolo possa riconoscere la salvezza e la misericordia di Dio nella propria storia personale. Proprio un anno fa, il 27 marzo del 2020, vi ricorderete quella sera, quando Papa Francesco si rivolse al mondo intero in una piazza San Pietro deserta e disse queste parole: «Il Signore ci interpella e in mezzo alla nostra tempesta ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza
capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Ancora una volta, come cristiani, noi abbiamo il compito di accompagnare e servire l'umanità intera in questa difficile navigazione verso un porto sicuro e ricordare che se pure la tempesta sta infuriando, Dio continua a chiamarci, a guidarci e a sostenerci.